io non devo fare la provvisione, se altri che la fanno, devo soltanto dire qualche cosa per introdurre questa settimana. Il tema della settimana è in linea con la preparazione del Congresso Eucaristico Nazionale di Milano. E pertanto ha una sua fisionomia e direi sta e deve stare entro binari obbligati. Tuttavia non si creda che per questo possa avere meno interesse, sia per l'argomento che non si finirà mai di sondare, sia per quelli che parleranno. Alcuni non appartengono al nostro clero, persone valenti, e credo che potranno dare una egregia prova della loro valentia. Questa è la prima cosa che mi importa. La seconda, vedete, dell'Eucaristia bisogna dire anzitutto che cosa è. Perché questo è un punto che è alquanto anemico. Non basta dire che è centro, che è polo, che è lanterna, che è attrazione, che è tangente, non so, tutte le altre parole con le quali oggi si costruiscono tutti quanti i discorsi. E non basta assolutamente dire questo, perché è dire tutto quello che è periferico, ma non tocca il centro del discorso. Anche in documenti abbastanza rispettabili sono caduti in questa situazione di dire che l'Eucaristia è tutto, ma non hanno detto che cosa è. È la situazione in cui si trovano la gran parte dei documenti nella produzione libraria odierna, questo conformismo per cui ci si deve piegare ad assumere tutte le parole che corrono, che sono come le monete svalutate delle economie in disavanzo. E bisogna far passare gli argomenti per tutte le parole che corrono. Ora io, che sono contrario a tutti i conformismi possibili e immaginabili, questa cosa non la posso vedere bene, sono qui per dirvi guardate. Cominciamo con dire che cos'è l'Eucaristia. L'Eucaristia è questo, è nostro Signore Gesù Cristo, vivo e vero, tale quale fu a pellegrinare per la Terra Santa, quale è il cielo. Lui è Lui l'Eucaristia. Sotto apparenze, sotto veli che sono presi dal pane e dal vino. Perché sotto veli? Per essere conforme alla natura umana. È un discorso lungo questo. Sarebbe un discorso lungo, ma io devo solo accennare. Tutti i contatti tra il creatore e noi, sue creature intelligenti, debbano avvenire attraverso un medio, perché se noi avessimo la contemplazione diretta, immediata, delle cose divine, moriremmo immediatamente. Infatti, quei pochissimi che al mondo hanno goduto, o oggi forse godono di contatti mistici col Signore, debbono essere sostenuti miracolosamente, perché altrimenti partirebbero subito. La natura umana non può sopportare questo. Questa è la prima ragione per cui lui, l'Eucaristia è lui, questo è il punto. La prima ragione per cui lui è sotto apparenze, che sono le più comuni
della esperienza umana. Il pane è il vino. La seconda ragione l'ho già detta implicitamente, perché noi non potremmo sopportare un contatto diretto, cioè percepibile dai nostri sensi, che sono fatti per percepire altre cose materiali, ma non cose superiori. È regola che il contatto tra il creatore e la creatura in questo nostro mondo avvenga attraverso un medio, per salvare da una parte la libertà degli uomini, che di fronte alla maestà non potrebbe sussistere in questo modo meritorio, quello proprio della prova della vita, e dall'altra parte possa portare in condizione nostra quello che Dio vuole farci sapere. Questo è l'importante. Non dimenticare che è Lui l'Eucaristia. E questa è la seconda cosa che mi premeva dire. La terza, la logica del discorso che farete. Sentite, se non fosse Lui cosa volete parlare di gente? Siete, sono quei da tavola. Se non fosse Lui, farebbe la pena di perdersi a parlare di Lui come centro? O un'altra cosa, per quanto grande essere il centro di tutto, della vita, della morte, del tempo, dell'eternità? Vedete bene che se non si comincia a dire che è Lui, non esiste la logica per cui si può parlare di un centro. Presenze bene che cosa è l'Eucaristia e per trarre
la logica che deve legare tutta questa settimana. Non ho altro da verificare. Io l'ho fatto perché devo fare delle altre cose. Ma auguro che questa settimana sia seguita, auguro che voi siate costanti nel venire, auguro che altri che non hanno dimostrato l'inizio di questa costanza oggi la intendano e la tengano bene in opera. Auguro che possiate trarre vantaggio tutti e possiate essere contenti. Dio vi benedica, continuate pure, io me la lascio la parola. Allora, come chiedete di avere la prima relazione?